Benvenuti in un nuovo episodio di Makeup Clock. Io sono Eleonora e oggi andremo a realizzare insieme un rainbow makeup in occasione del Pride Month. Piccola parentesi, sto facendo delle prove con una nuova macchinetta, quindi fatemi sapere com'è la qualità, se riuscite a vedere bene il viso, il makeup adesso che lo farò. Allora parto e vado a mettere sulla mia base un primer. Questa è una novità di Benefit, si chiama Weightless Moisture e contiene SPF 15. È una crema che sto provando ultimamente, è molto molto leggera. Quindi perfetta per questo periodo. Poi andrò a realizzare la base in realtà dopo gli occhi off camera. E adesso quindi vado e parto con gli occhi. Come palette pensavo di utilizzare questa qui, che è la Ultimate di NYX. Non è una nuova uscita, c'è già sul mercato da diversi anni, però è stata rimpacchettata per il Pride Month. Poi ho portato anche la Thirsty di Jeffree Star e la Iconic Madness di Cosmify. Tutte palette molto colorate. Sono abbastanza sicura di mettere viola e blu nella parte inferiore, quindi sopra voglio mettere giallo, arancio rosso e fucsia. Innanzitutto parto stendendo la P. Louise, questa è la numero 01, metto qui e poi la vado a prendere con il pennello. Il primo colore che vado ad applicare è il giallo, questa volta lo prendo dalla palette Jeffree Star. Vediamo un po' se scrive. Ok, lo vedo un po' chiarino, provo a mettere sopra NYX. Ora applico Amsterdam dalla Iconic Madness, che è un bellissimo punto di arancio. Proseguo con un rosso ciliegia, il primo colore della palette di NYX. Io ho un occhio un po' piccolino, come vedete, quindi non credo che entrino altri colori. Forse sfumo giusto alla fine il rosso con un po' di rosino. Ok, stendo un po' della P. Louise anche nella rima inferiore. Ho deciso di provare ad applicare il verde nella parte fino a metà dell'occhio, poi il blu e di provare nella rima interna il viola perché ho una matita. Quindi prendo un mix di Rio de Janeiro dalla Iconic Madness e il verde dalla palettina di NYX e andiamo. Nella parte esterna applico come base la Vivid Brights di NYX blu, la sfumo e la fisso con un colore sempre della palette Ultimate, che sfumo con il verde. E adesso provo a mettere invece la viola nella rima interna, sperando che si veda. Dai, secondo me si vede. Vado a fare la stessa cosa sull'altro occhio e poi realizzo la mia base. Ok, ho realizzato anche l'altro occhio, la base e le sopracciglia. Come blush ho utilizzato questo degli Sweet Cheeks opaco di NYX, colore numero 04, e ora vado a mettere questo illuminante di Nabla, che è Divinizer, con un pennellino, perché questo qui ha dei riflessi rosati, quindi ho pensato ci potesse star bene con questo make-up colorato. Vado qui e qui. Poi, per completare gli occhi, ho pensato di andare a mettere un po' di glitter nella parte superiore, perché questi sono glitter abbastanza caldi, sono di Colourpop. Si chiamano Hopeless Romantic perché dentro hanno anche un po' di cuoricini. Quindi vado con il pennellino piatto, parto dall'angolo interno. Vorrei metterne pochi. Non è male. Ho preso anche come eyeliner il Deep Love di Clio, che vado ad utilizzare per realizzare una riga di eyeliner. E poi andiamo a mettere sopra delle ciglia finte. Questo è il risultato con ciglia applicate. Devo dire che mi piace molto. Dal vivo rende tantissimo. Spero, incrocio le dita, che dalla camera si riesca a capire la bellezza di questo make-up, che è completo. Secondo me, quando si vuole fare un trucco rainbow, bisogna veramente aggiungere il più possibile, tipo glitter, ciglia finte, lo rendono perfetto, altrimenti rischia di essere troppo confuso, magari solo con il mascara. Non lo so, questa è la mia idea, mi piace così, più extra possibile. Per andare a bilanciare, sulle labbra voglio mettere il Lingerie Push Up nel colore Push Up, che è praticamente un nude, mi piacciono molto questi matitoni. E vi lascerò il link a tutte le cose che ho usato giù nell'info box, ovviamente se sono disponibili. Sono solo indecisa sul mascara, non so se metterlo anche nelle ciglia inferiori. Ok, ho aggiunto anche il mascara nelle ciglia inferiori, che non sta per niente male. Ho questa occhiaia più segnata, credo o di non essere riuscita a coprirla bene o semplicemente di avere un occhio più stanco nell'altro. Quindi questo è il mio make-up, credo abbastanza semplice da realizzare, ispirato al Pride Month e quindi super arcobalenoso. Fatemi sapere se vi piace lasciando qui sotto un emoji
dell'arcobaleno nei commenti. Noi ci vediamo giovedì con un nuovo video qui sul canale e nel frattempo vi aspettiamo sempre su Instagram, dove ci chiamiamo Tess & Tell. Ciao!